Foibe, è il giorno del ricordo. ...1947, Parigi, firmato il trattato di pace tra gli alleati e gli sconfitti. 2006, Torino, si inaugurano le Olimpiadi invernali. 'Commenta il fatto del giorno Fabrizio Brancoli, direttore de Il Tirreno. I passi e i destini di due uomini, due prigionieri, si incrociano su un ponte. Di questo parliamo oggi. 10 febbraio 1848. Ferdinando